Bene ragazzi, stiamo parlando degli esponenziali e stiamo facendo delle applicazioni. Sicuramente un'applicazione degli esponenziali è l'aspetto bancario e per quanto riguarda l'interesse composto. Noi andiamo in banca e vogliamo depositare 50.000 euro perché ovviamente abbiamo paura di tenerli sotto il materasso per i ladri, ma anche per un altro motivo. Se tu li metti in banca, ci sono dei conti che vengono chiamati conti deposito vincolati, che ti dicono: noi per 5 anni ti teniamo i tuoi soldi, poi te li rendiamo indietro con gli interessi. Ogni anno l'interesse annuo è del 2%. E allora uno che diciamo non ha studiato, cioè gli esponenziali, ma ne sa poco anche di matematica, fa un conto molto elementare, cioè dice: ok, se tu me li tieni, cioè se proprio la durata dura 5 anni, allora io ogni anno guadagno il 2% di 50.000, quindi faccio 50.000 per 2 diviso 100. Ogni anno quindi io vado a guadagnare 1.000 euro all'anno e quindi visto che tu me li tieni per 5 anni, io alla fine, diciamo, avrò un guadagno uguale a 5.000 euro. Quindi i soldi che avevo investito all'inizio più il guadagno mi va a formare quello che si chiama montante in economia e quindi alla fine il montante è di 55.000 euro. Quindi ho fatto bene a non tenerli sotto il letto perché si è gonfiato di 5.000 euro il mio giochino. Allora, adesso scordatevi che gli interessi sono del 2%, sono molto più bassi, però un tempo erano molto più alti. E, in realtà questa cosa è sbagliata, tutta questa cosa è sbagliata, perché questo è un ragionamento elementare. Il fatto è che il 2% va continuamente, cioè il 2% è calcolato su ciò che tu ogni anno hai, cioè sul montante parziale. Nel senso che tu dopo un anno hai, non hai 50.000 euro, ma ne hai 50.000 più 1.000, ne hai 51.000 e quindi tu poi vai a guadagnare quell'anno il 2% di 51.000, che non è più 1.000, è un pochino di più. E quindi in realtà tu avrai un montante un pochino maggiore. Ecco, vediamo quanto vale questo pochino. E come si fa, ragazzi, a creare la legge? Questa è la cosa difficile. Beh, allora partiamo sempre da x uguale a 0, cioè dal momento in cui, cioè il 1° gennaio del tuo anno, quando tu metti i soldi in banca. Quando tu metti i soldi in banca e guardi quanti soldi effettivamente hai, ne hai 50.000. Ok? Questo è il tuo capitale iniziale. Lo chiameremo C, perché voglio arrivare ad una legge generale senza l'esempio, però. E mentre il 2% lo chiameremo R, perché è l'interesse. Vabbè, lo possiamo anche chiamare I, dai, visto che è l'interesse. Allora, la domanda è: tu, il 1° gennaio, facciamo finta che questo, non lo so, sia l'anno 2000, 1° gennaio 2000, tu, il 1° gennaio 2001, x uguale a 1, quanti soldi hai? Allora, hai il capitale che avevi all'inizio, più che cosa? Quello che hai guadagnato, quella, il guadagno, no? Se ci pensate, per calcolare questo, cioè quanto hai guadagnato in quell'anno, semplicemente fai il 2% di 50.000. Quindi fai il 2%, il tuo interesse, che moltiplica il tuo capitale. Okay? E quindi, come vedete, raccogliendo una C, questa è una formula che è molto importante, viene 1 più i. Questo è ciò che tu hai dopo un anno.
Mentre C, ovviamente, è C, cioè all'inizio è C. Il primo anno è fatto così. Allora, se voi guardate dopo 2 anni cosa succede, voi dopo 2 anni cosa avete? Avete i soldi che avete in quel momento, che vedete non è più C perché voi avete guadagnato un pochino, no? Questo qui è il vostro 51.000 euro. Più, ok, quelli che adesso andate a guadagnare quell'anno lì, che quindi è l'interesse per quello che avete, che non è C, è il guadagno che avete fatto. Ok? E attenzione, adesso per scriverlo in modo facile, cosa faccio? Raccolgo, visto che è una somma, questa quantità qui, vedete, che è in entrambe, e cosa mi rimane? Allora da questo mi rimane un 1, da questo qua, raccolgo un 1. Mentre da questo vedete che rimane una I, quindi raccolgo una I. Questo per dirvi che cosa? Vado avanti perché voglio ottenere la formula. Dal primo raccolgo una C e otteniamo una legge molto importante. Vedete che viene 1 più I per 1 più I? Cioè 1 più I alla seconda. Quello che voglio dirvi è che per x uguale a 0 ho ottenuto c, per x uguale a 1, 1 più i alla 1, per x uguale a 2, 1 più i alla seconda. Se adesso voi andate avanti, per x uguale a 3, il risultato lo scrivo subito, cioè i soldi che voi avete, quindi ad esempio nel 2000, questo nel 2002, questo nel 2000, il primo gennaio del 2003, ok? Avrete C che moltiplica 1 più I alla quarta, scusate, alla terza. Per X uguale a 4, C per 1 più I alla quarta. E quindi in generale, per, diciamo, nell'anno 2000, il primo gennaio dell'anno 2000 e X, quindi se X fa 10 nel 2010, voi avrete questi soldi qua. Vedete che ancora una volta la scissa va ad esponente? Quindi vi ho dimostrato, adesso poi facciamo l'esempio, che il montante, cioè i soldi che tu hai alla fine, ovviamente quando rispetti il vincolo, altrimenti devi pagare persino una multa per avere i soldi indietro prima della fine del vincolo, è uguale al capitale iniziale. Per 1 più i alla x, dove x sono gli anni che tu li tieni lì dentro. Quindi andiamo a vedere, dove i ovviamente è l'interesse. Questa è una legge di economia molto importante e questo è l'interesse ovviamente composto, perché tu ogni anno componi la tua cosa. Quindi andiamo a vedere. Cosa succede se io tengo, ok, per, vedete, questo per 1 anno, questo per 2 anni, questo per 3 anni, questo per 4 anni, abbiamo detto per 5 anni, quindi devo mettere x uguale a 5, quanti soldi ho? Allora, abbiamo detto che in modo ingenuo, se me li tengo per 5 anni, guadagnando 1.000 euro all'anno, alla fine dovrei avere 55.000 euro, invece andiamo a vedere che sarà un pochino di più, nel senso che il montante dopo 5 anni sarà 50.000 per 1 più, ecco, il mio interesse quanto vale? L'interesse era del 2%, quindi 0,02 alla quinta.
più 0,02 fa 1,02. 1,02 alla quinta fa questa grandezza qui, fa 1,104. Se io moltiplico questa per questa, ottengo un montante di 55.204. Quindi in realtà, grazie all'interesse composto, io non ottengo 55.000 euro, ma 55.204. Chi non ha idea, chi non ha capito questo andamento esponenziale, cioè che tu guadagni sul guadagno, non ha capito l'idea di esponenziale, ok? Quindi anche qui il montante sta aumentando in modo esponenziale, non in modo lineare. Chi pensa che il guadagno finale sia 5.000 euro, sia 5.000 euro, ragiona in modo lineare, cioè che tu ogni anno, diciamo che la velocità di guadagno ogni anno è costante e guadagni 1.000 euro all'anno. Invece, essendo l'interesse composto, tu vai a guadagnare 5.204, perché il guadagno dipende dal guadagno stesso ed è legato ad un andamento esponenziale.